oggi giorno di festa per tutti. Abbiamo l'onore e la gioia di avere in mezzo a noi Padre Mario. È onore per noi averlo qui, perché onoriamo in lui il sacerdote che nel nome di Gesù, che rappresenta, ha compiuto il suo ministero bene. E gli rendiamo onore, e lui rendiamo onore a Cristo Signore. Ma è anche gioia perché il nostro fratello lo abbiamo di nuovo in mezzo a noi dopo i giorni di Caligine, e pertanto gioiamo con lui. Ma siamo qui per pregare, pregheremo anche per lui perché ne ha bisogno per tanti motivi. Siamo qui tutti insieme come una porzione della Chiesa di Palermo che si raduna qua in questo luogo benedetto e implora dal Signore per lui tante tante grazie necessarie in questi giorni, per cui sarà anche questa un'occasione di intensa preghiera per lui e per la Chiesa palermitana. Con questo così inizio breve, scarno, cominciamo il rito della purificazione di tutta l'assemblea. Fratelli carissimi, in questo giorno del Signore, Pasqua della settimana, preghiamo umilmente Dio nostro Padre perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi nel ricordo del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono. Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi il segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnova in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie maligne e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimi, Signore, con il sopo e sarò più bianco dalla neve. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. Dovunque giungerà quest'acqua porterà salvezza. Purifica, Signore, la nostra mente e il nostro cuore. Purificaci, oh Signore, profondamente. Purifica la mia mente, oh Signore. Purifica i miei pensieri, Signore. Purifica e purifica il mio cuore. Odio, risentimenti, rancori, dissipa tutto, Signore. La tua acqua lavi la mia anima. Lavami, Signore, purificami, Signore. Gesù, Gesù, guardami. Gesù, Gesù. Gesù, io invoco il tuo santissimo nome. Guardami. Gesù, Gesù, lavami nell'acqua del tuo costato. Gesù, Gesù.
immergimi, Signore, nella piscina dell'acqua di salvezza. Monda, mio Signore. Purifica le mie mani, o Signore, tutte le mie operazioni, purifica i miei piedi, Signore, perché io possa camminare annunciando il tuo nome. Purifica tutta la mia vita, purificami la testa e i piedi, o Signore, perché io possa prendere parte al tuo regno. Vieni, Signore Gesù, purificami come hai purificato gli apostoli nel cenacolo. Purifica, mio Signore. Gesù, 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 guidami. Gesù, 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 cambiami. Gesù, 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 salvami. Dopo questa magnifica omelia, presentiamo al Signore le nostre suppliche. Presentiamoci tutti al Signore, perché il Signore ci guardi come ha guardato tutti quelli che si accostarono a Lui, tutti peccatori. Padre Mario ha fatto l'elenco di tanti e tanti personaggi che si presentarono a Gesù e tutti ritornarono diversi da quando si erano accostati a Lui, perché Gesù trasforma. Gli uomini, quando si accostano agli altri uomini, non trasformano, forse peggiorano la condizione delle persone che si accostano a loro per l'indifferenza o per altri motivi, ma tutti quelli che si accostano a Gesù migliorano. Tutti quelli che si accostano a Gesù sono trasformati per la potenza guaritrice e consolatrice di Cristo. Questa potenza non è esaurita. Anche questa mattina Gesù è qui. È qui per guarire, è qui per consolare, è qui per liberare. Ed è a Lui che noi volgiamo in questo momento la nostra preghiera. Per noi, per tutte quelle persone che si raccomandano alle nostre preghiere e, come al solito, per tutti quelli che sono i responsabili nel campo civile e nel campo ecclesiale del popolo che è stato loro affidato. Sì, o Signore, voglio... Adesso tutti avvolgiamo Padre Mario col nostro amore e invochiamo su di lui lo Spirito Santo. Però prima leggiamo la parola che il Signore ci ha indicato in questo momento e che troviamo nel Siracide 51. Ti glorificherò, Signore mio Dio, ti loderò, perché fosti mio protettore e mio aiuto e hai liberato il mio corpo dalla perdizione, dal laccio di una lingua calunniatrice.
dalle labbra che proferiscono menzogne. Di fronte a quanti mi circondavano, sei stato il mio aiuto e mi hai liberato. Secondo la tua grande misericordia per il tuo nome, dai morsi di chi stava per divorarmi, dalla mano di quanti insidiavano la mia vita, dalle molte tribolazioni di cui soffrivo, dal soffocamento di una fiamma avvolgente e dal fuoco che non avevo acceso, dal profondo seno degli inferi, dalla lingua impura e dalla parola falsa. Una calunnia di lingua ingiusta era giunta al re. La mia anima era vicina alla morte, la mia vita era alle porte degli inferi. Mi asserivano dovunque e nessuno mi aiutava. Allora mi ricordai delle tue misericordie, Signore, delle tue opere che sono sempre meravigliose, perché tu liberi quanti sperano in te e li salvi dalla mano dei nemici. E innalzai dalla terra la mia supplica, pregai per la mia liberazione, esclamai: Signore mio Padre, tu sei e campione della mia salvezza, non mi abbandonare nei giorni dell'angoscia, nel tempo dello sconforto e della desolazione. La mia supplica fu esaudita, tu mi salvasti infatti dalla rovina e mi strappasti da una cattiva situazione. Per questo ti ringrazierò e ti loderò, benedirò il tuo santo nome, o Signore. Con questa parola di Dio, che riflette tutta la situazione in cui si è trovato il nostro carissimo Padre Mario, noi lo avvolgiamo con il nostro amore e invochiamo su di lui lo Spirito Santo. Lo Spirito.
Condurrai a termine la tua impresa. Non ti ho comandato forse, sii forte e coraggioso? Non temere dunque e non spaventarti, perché è con te il Signore tuo Dio, dovunque tu vada. Il testo è di Giosuè, 1:9. E ancora il Signore dice in Ebrei 1. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Grazie, Signore Gesù.